Ospitiamo persone che vogliono vedere un po' la Puglia con un occhio differente. Abbiamo creato questo tour operator che si occupa di vacanze attive. Molti dei nostri clienti sono nordamericani e hanno come passione quella del cicloturismo. Persone stressate che tutti i giorni vivono una quotidianità a ritmi altissimi. E venire qua, fare movimento o guardare il territorio con occhi lenti, cerchiamo per loro posti che non tanto rappresentano il lusso, ma l'unicità, l'autenticità di dove andiamo. Oltre allo sport ci deve essere anche un minimo di cultura, perché il nostro obiettivo è anche quello di raccontare la vita della gente della Puglia. L'idea è quella realmente di andare a cercare la masseria dove c'è nonna che prepara le orecchiette o il caseificio che è a conduzione veramente familiare che preparano le mozzarelle. Nel tour che facciamo passiamo dalla casa di Stefano, che è una persona che ha 91 anni e racconta la propria storia, insomma i propri prodotti, fa entrare dentro la sua casa, che è una casa semplicissima. Il cliente ha a che fare con dei locals che incontra, conosce e con cui fa una vera e propria degustazione. Sono luoghi che nessuno conosce, quindi il lavoro in realtà è proprio minuzioso nella ricerca di qualcosa che sia lontano dal turismo di massa. L'opportunità di poter ricevere fondi della Comunità Europea è stata un'opportunità molto ghiotta, perché noi siamo entrati con un passo molto più lungo di quello che io mi sarei potuto permettere per poter fare questa attività. Il mio consiglio in genere è quello di rischiare un po', no? Soprattutto se si è piccoli, chiudere un attimo gli occhi e fare i passi che bisogna fare, che c'è la possibilità di poter sbagliare, ma di fare, diciamo, quello che è il proprio sogno, quella che è la propria passione, un'attività imprenditoriale.